ladro, Alessio Roberto Fabriano. Al ladro. Al ladro! Per questo spettacolo, naturalmente, si parla di ciclismo in una maniera un po' particolare. E poi, di colpo, eccomi qua. Sarei arrivato io, in vetta al sogno mio, come lontano ieri. E poi, più in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio, e gli domando io, Signore, perché mi trovo qui, se non conosco amore? E se non conosco amore, come faccio io ad andare avanti? Beh, potrei tentare con l'odio, con la rabbia, con la cattiveria che mi ritrovo dentro. Ecco, noi stasera proveremo a condividere con voi una storia di amore e di odio che poi mi dicono siano la stessa cosa, siano le due facce opposte della stessa medaglia. E come scriveva il bravo Francesco De Gregori in una famosissima canzone che tutti voi conoscete, racconteremo una storia di altri tempi, una storia di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore. Perché proprio nel tempo di costante girardengo, e forse un pochino prima, accadevano delle cose sensazionali nel mondo dello sport in Italia, quando il ciclismo era la cosa più importante tra le cose meno importanti. Si dice che nel 1905 le persone più famose e conosciute fossero, nell'ordine di popolarità, il re Vittorio Emanuele, Papa Pio X, che poi è diventato santo, e Giovanni Gerbi. Giovanni Gerbi era un giovane, uno scavezzacollo che in quel 1905 vinse il primo Giro di Lombardia della storia. Perché il ciclismo in quegli anni incarnava un modo rivoluzionario di muoversi, nei primi anni del Novecento. Le forze dell'ordine, la polizia e i carabinieri avevano una paura tremenda dei briganti in bicicletta, perché questi risultavano inafferrabili. Tanto per tornare alla canzone di Girardengo, no? Vi recito un piccolo... Allora, la storia di Girardengo era così, quella raccontata dalla canzone. C'era Costante Girardengo, che era il ragazzo quello bravo, che aveva un amico, Sante Pollastri, che era l'amico che poi, per un torto subito, è diventato un brigante. E per dire quanto erano temuti i briganti in bicicletta, recitavo così la canzone. E dietro alla curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante è il bandito, ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche, lo sa la questura. Sante, il bandito, mette proprio paura. E non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante è il bandito, ha troppo vantaggio. Ecco, Giovanni Gerbi era un tipo spavaldo, arrogante, sprezzante del pericolo e del prossimo. Però lui infiammava le folle perché la gente si era innamorata di lui, perché sognavano di diventare un tipo così, perché i contadini, i mezzadri che erano costretti
a sottostare, ad obbedire e costantemente obbedire ai nobili padroni, i conti, i marchesi dell'epoca, sognavo di diventare Giovanni Gerbi, perché lui non aveva paura di nessuno, perché Giovanni Gerbi era per tutti loro il riscatto, rappresentava la vittoria, rappresentava la libertà. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come voi. E sono un poco di voi. Lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Se sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. E sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Che è passato, quindi adesso si può procedere con tranquillità. A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, in Italia cominciano a diffondersi sempre di più le biciclette e cominciano a diffondersi anche le pratiche sportive legate a questo mezzo. Però ci sono delle persone ancora che non vedono di buon occhio la bicicletta. Alcune pensano sia un lusso, alcune pensano che sia un vezzo. E ci sono molte zone dell'Italia, soprattutto quelle legate alla campagna, dove le persone difficilmente riescono a spostarsi, magari nell'arco della propria vita non escono dal proprio paese. E quindi quando leggono sui giornali, come ad esempio la Gazzetta dello Sport, il reportage di queste imprese sportive, di questi campioni, di questi eroi, non gli sembra vero, cioè delle distanze oltre 100 km, su strade impraticabili quasi, con delle biciclette pesantissime, gli fanno nascere nell'immaginario proprio questi miti, questi eroi. E all'inizio del Novecento il protagonista di queste storie, sicuramente quello che infiamma il pubblico e le folle, è Giovanni Gerbi. Giovanni Gerbi da Asti, classe 1885. Non si applica molto nella scuola, ben presto viene introdotta alla vita lavorativa, ma anche qui non trova la propria propensione, finché non va a lavorare nella bottega di un armaiolo. In questa bottega, in una piccola parte, vengono costruite le prime biciclette e fu subito primo amore. Non appena ebbe 30 lire per comprarsi la bicicletta, l'acquistò. E il primo giorno che non lavorava, partì da Asti verso Torino. Quando arrivò a Torino, davanti ai suoi occhi vide questa scena dei suoi coetanei che si toglievano la camicia e si sfidavano in una corsa. Decise di iscriversi, vi partecipò, arrivò terzo. A 15 anni questa è la cronaca della prima corsa effettuata da Giovanni Gerbi. Giovanni Gerbi, a 17 anni, viene rilasciata la licenza di corridore dilettante dall'Unione Velocipedista Italiana e deve inserire il colore della maglia che indosserà. Sceglierà la maglia color rosso, maglia che lo accompagnerà per tutta la vita. La leggenda narra che il suo soprannome di Diavolo Rosso
gli sia stata affidata durante una corsa nel Monferrato, dove lui piombò in mezzo a una processione religiosa e urtò la Madonna. E il prete, che era lì presente, lo apostrofò in questo modo, scusate il piemontese: chi è chi là? Adieu? Chi è quello là? Il diavolo? E quindi da quel momento in poi, per la stampa e per i tifosi, dico solamente la stampa e per i tifosi, il suo soprannome fu Diavolo Rosso. A buon titolo, Giovanni Gerbi può essere considerato il primo professionista del ciclismo in Italia, perché è metodico, studia i percorsi, sceglie i materiali migliori, ha anche una concezione di aerodinamica, usa maglie di seta invece di usare le maglie di lana, si taglia i capelli molto corti, andando contro quella che è l'estetica del momento, cioè i capelli piuttosto lunghi e due bei paio di barba. Inoltre ha l'abitudine di massaggiarsi le gambe con gli unguenti. La prima vittoria importante del Diavolo Rosso è nel 1903. Vincerà la corsa da Milano ad Alessandria. Percorrerà i 140 km a una media impressionante, 34-181. Tant'è che quando arriva ad Alessandria non è montato nemmeno lo striscione dell'arrivo e quindi deve girare attorno alla piazza schernito dal pubblico. Lo stesso anno vincerà la Coppa del Re. Nel 1904 è il primo italiano a partecipare al Tour de France. Nel 1905 e nel 1907 vincerà il Giro di Lombardia, forse la corsa più importante dell'epoca, ma nel 1907 verrà squalificato. Verrà squalificato perché stava conducendo la gara insieme a Garrigou. Solo che a un passaggio livello Garrigou non partì più. Lui arrivò al traguardo, venne squalificato e si giustificò in questo modo: ma in fondo non è colpa mia se a quel passaggio livello i miei tifosi gli hanno offerto un tamarindo. Ok, scusa? Un tamarindo. Tamarindo. Nel 1912, nel 1909 la Gazzetta dello Sport organizza il primo Giro d'Italia. Partenza a Milano, 13 maggio. La città è in fermento perché capisce l'importanza di questo evento, sia per il ciclismo ma anche per Milano che dà il battesimo a questo evento. Quella sera tutta la gente è in piazza per strada perché vuol vedere passare i propri miti, i propri campioni. La città è illuminata dai luminari e dal magnesio dei fotografi, dei flash dei fotografi. 127 corridori alla partenza. Quando lo starter dà via, tutti si inarcano sulle biciclette, spingono sui pedali e attraversano velocemente la Milano illuminata. Ma quando arrivano in campagna e le luci non ci sono più, ecco il patatrac, una caduta rovinosa, e cominciano a sollevarsi delle urla: Dio Faust, maledetti, un attentato! E tra questi c'è il Diavolo Rosso, che una delle poche volte da carnefice si trasforma in vittima. Si divincolerà, riuscirà a togliere la bicicletta, a scastrarla da tutto il resto delle biciclette, e vagherà per 3 ore alla ricerca di una ruota che poi troverà alla bianca. Poi comincerà a costruire le biciclette e nel 1905 interrompe la propria attività per l'inizio della Grande Guerra. A conclusione della Grande Guerra torna a correre, però le condizioni fisiche non è più quella anteguerra e quindi viene sempre più fuori la sua visione machiavellica delle cose, cioè il fine giustifica i mezzi. Quindi comincia a tirare sempre più spesso i chiodi contro i suoi avversari, i suoi tifosi lo aiutano sempre di più a fermare gli avversari, i suoi tifosi a volte si travestono da stradini e lanciano la ghiaia per impedire che gli avversari lo raggiungano. Ma forse uno degli episodi più divertenti e buffi della carriera di Gerbi è quello nel 1920, alla fine della propria carriera agonistica, è quello legato a un viaggio in treno. Verrà sorpreso in treno, ma non stava andando in villeggiatura a trovare qualcuno. Lui stava andando verso il traguardo di una gara, venne sorpreso sul treno. Con quegli anelli alle orecchie
macchine che partono di danno, buoni grossi come altri, che quando cercherai di convincere, allora vedi che sono proprio te. Diamo lo rosso, diventa la strada, vieni qui con noi a fermare andata, contro di te sto il tempo se va. Guarda le notti più alte di questo noto per sbattarti stelle, e le sistemi carri gelati con lo sguardo dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, le morti contadine, che risale le risaie, fa il verso alle rane puntuale. Arriva sulle aie bianche, come le falce grigie a Cosimo. Voci dal sole, altre voci da questa campagna di abissi di luci e di terra di anima niente, che i cavalli e il chinino, le voci e i figli d'albero, amanti di pianura, reti di corrieri e parcarri, la loro espressione antica, e l'acqua e miele, il diavolo rosso dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un tamarindo, contro luce tutto il tempo se ne va. Allora vorrei fare i complimenti ad Adriano perché ha cantato una canzone difficilissima da cantare, non la vuole cantare nessuno perché Paolo Conte è un mostro sacro. Questa è una canzone scritta da Paolo Conte e Vito Pallavicini, una canzone che nessuno si sogna di affrontare. È un regalo che ha fatto a me quando glielo ho chiesto di farlo. Delizioso, grazie Adriano. Dobbiamo dire anche una cosa, perché abbiamo anche noi i nostri sponsor, abbiamo bisogno della nostra pubblicità, una pubblicità rigorosamente d'epoca. Allora, un attimo, per i consigli per gli acquisti. Salve, buonasera, la vedi in forma, molto in forma. La ringrazio signorina, magari questo discorso lo continuiamo dopo in privato. Lasciate. Buonasera a tutti, scusate. La mia condizione atletica perfetta non è dovuta alla pratica sportiva, crediatemi. Ma è dovuto all'assunzione metodica e quotidiana di un bicchiere di sciroppo al tamarindo dell'anonima società Berti, ultimamente premiato all'Expo, all'Unione Universale, all'Esposizione Universale. Voi velocipedisti in sala, che avete come miti Galetti e il Diavolo Rosso, prima di ogni competizione, durante la competizione e dopo la competizione, bevete
volete un bicchiere di sciroppo al tamarindo, ricostituente naturale, rigenerante, rinfrescante e rintintì? Sembra che questo nostro ritrovato, lo sciroppo al tamarindo, abbia anche effetti positivi contro l'alopecia, da non trascurare, mi raccomando. Solo per oggi, e dico solo per oggi, per chi volesse acquistare 2 bottiglie di sciroppo al tamarindo della premiatissima ditta Verdi, è vero? Omaggeremo con piccola bottiglia di sciroppo al tamarindo, per voi velocipedisti potrebbe essere inserita nella sacoche durante le corse, così che prima di una salita, prima di una volata, assumendo lo sciroppo al tamarindo, avrete benefici immediati. Io! Sciroppo al tamarindo, diffidate dalle imitazioni. Buonasera a tutti. Ecco, dopo ricordatevi di passare a comprare sciroppo al tamarindo. Siete premiata? Dito Berti. Ecco, dopo lo spazio pubblicitario parliamo dell'altro atleta di questa sera, che è Carlo Galletti. Carlo Galletti, come scrive l'amico Carlo Delfino nell'ultimo numero di Biciclette d'Epoca, per dire, lo racconta così, no? Parte così: la miseria, i 2 punti di distacco, è la differenza che passa tra un campione e un campionissimo. Sì, perché, mi spiego meglio, il primo Giro d'Italia del 1909, vinto da Luigi Ganna, Galletti lo perde per solo 2 punti, altrimenti staremmo qui a parlare del campione più forte di tutti i tempi, statisticamente parlando. Allora, se il diavolo rosso, però, come diceva l'amico Roberto prima, fu l'antesignano del professionismo, Carlo Galletti fu colui che lo perfezionò, questo professionismo. Diceva Roberto prima che il diavolo rosso è stato il primo a farsi i massaggi prima della gara. Beh, Carlo Galletti ci aggiunse un po' di polvere di peperoncino, così l'effetto vasodilatatore riscaldante durava per tutta la gara. Poi, è vero, il diavolo rosso andava in perlustrazione dei percorsi di gara. Invece Carlo Galletti li studiava pure su carta, perché non c'erano indicazioni come adesso. È vero che Giovanni Cervi sceglieva i materiali migliori, come i tubolari. Galletti invece li sceglieva anche lui i materiali migliori, però i tubolari li metteva in cantina a temperarsi al buio e li usava 2 anni dopo. Lo fanno ancora Gilberto Simoni, non è vero? Li fanno ancora adesso alla Rubetta, roba qua. Sì. Per dire chi era. Lui nasce il 26 agosto del 1882, si trasferisce da Corsico con la sua famiglia a Milano. Non gli piaceva studiare, l'hanno mandato a lavorare subito in una tipografia, la Sassi & Company. Però appena arrivato a Milano, Carlo Galletti, io non vi sto qua a indicare le vittorie di Galletti, perché sono talmente tante, vi racconto un po' chi era il personaggio. Appena arrivato a Milano, rimane incantato delle automobili e delle biciclette. Allora fa di tutto, lavora in questa tipografia e si risparmia i soldi per comprarsi una bicicletta per diventare biciclettista. Il biciclettista era quello che andava in bicicletta in maniera agonistica. Ok? Pensate che il 24 giugno del 1906 lui vince, non era forte in volata. Il 24 giugno del 1906 c'era la corsa nazionale alla presenza della regina Margherita, quella che inventava la pizza, diceva. E parte la volata, lui non era veloce, li lascia andare. A un certo punto Giovanni Cervi comincia a pugni, a vomitate, e questi
si sfracellano proprio sotto il palco dell'arrivo, arriva Carlo Galletti e vince in questo modo, per dire la testa che aveva. Lui era piccolo, non superava il 1,56 m, il 1,57 m, però era agilissimo, scattante, nervoso, schietto, asciutto, veloce, resistente. Diciamo che era l'esempio dell'atleta del ciclismo di fondo. Per dire, lui ha una facilità innata a superare le salite, stronca i rivali sul passo, li studia. Lui non ha studiato, ma lo chiamano il ragioniere, perché li guarda in faccia e capisce quanto stanno spendendo. Medita, mette in atto l'azione. Lui non ha mai infiammato le folle come faceva Giovanni Gerbi. Lo chiamano il succhi a ruote, uno stratega, perché non è mai stato amato alle folle, ma vinceva moltissimo, sapete. Pensate, non era rude e selvaggio come Luigi Ganna, non usava l'inganno, lui era leale per gli avversari. Per una cosa, tanto per sapere una cosa, lui vinse il secondo Giro d'Italia, poi lo vinse, il primo lo perse per 2 punti, ma vinse quello del 1910 e corse con l'Atala quell'anno. Poi nell'11 vince il suo secondo Giro d'Italia con la Bianchi e poi nel 1912 lo rivince ancora un'altra volta, però il 1912 fu un'edizione molto particolare, l'unica edizione della storia che si correva a squadra, la vinse con l'Atala insieme a Pavesi e Micheletto. Lui ha sempre continuato, poi si è comprato una piccola tipografia e non ha mai smesso di lavorare, anche da professionista. La moglie gli mandava avanti un po' l'attività e lui però nel 1913 si dedica al 100% a questa tipografia. Pensate che razza di tipo di uomo razionale era. Lui con i soldi di ogni vittoria si comprava una macchina per la sua tipografia e ci attaccava una targhetta per ricordarsi, per ricordare agli altri con quali soldi l'aveva comprata quella macchina. Per dire, allora, la stampatrice, lo leggo perché non mi ricordo più questi nomi tecnici, la stampatrice a due cilindri, c'era la targhetta con scritto da Milano-Roma che aveva vinto. Poi il primo Giro d'Italia, quello suo, che sarebbe il secondo in assoluto, era la macchina a macinazione cilindrica, c'era scritto la targhetta primo Giro d'Italia. Poi per dire la Milano-Roma ha attaccato un'altra targhetta sulla macchina che serviva per fare i rotocalchi. Ogni macchina della sua fabbrica era frutto di dei soldi che aveva vinto in una gara. Adesso vedrete meglio come era strutturata questa rivalità tra Gerbi e Galletti, perché abbiamo deciso di drammatizzarla questa sera. Prego. Edizione straordinaria. Edizione straordinaria. Il Giro d'Italia sarà una gara a squadre. Leggete le ultime notizie. Edizione straordinaria. Edizione straordinaria. Ordunque, ormai sono quasi le 16 e ancora non ho avuto una risposta. Non ci avrà mica ripensato. In fondo io ho molto da insegnare a Galletti. No, non è possibile. Io potrei insegnargli: uno, essere amato dai tifosi, che lui proprio di tifosi non ne ha; due, potrei insegnargli la strategia di corsa e poi insieme formeremo una grande squadra e vincendo il Giro d'Italia che affari farò e quante biciclette venderò.
Buonasera, salve signor Gerbi. Salve Galetti, che piacere vederla finalmente, quindi questo è un sì. Guardi, le posso offrire un bicchiere di Schnappel d'amarena? guardi Galetti, guardi la maglia, rossa naturalmente, deve essere ancora ricamata. Le piace? È di seta, eh? Sì, sì. No, lei ho capito, è più tradizionalista, la preferiva di lana. Vedi... Ma sì, vabbè, insomma, Galetti, una soluzione la troveremo, insomma, non ne facciamo una questione di nana caprina, vero? Vedi, non è proprio così, sai... Ma, scusa, ma cos'è quel tono di voce? Questa titubanza, che cosa stringe nella mano? Beh, vedi, io avrei firmato per l'Atalan. Maledetto! Maledetto, lo sapevo, non ci si poteva fidare di uno che non beve il tamarindo. Maledetto! Lo sapevo! Come in corsa, sempre lì da su per la volta, io gli sbiambo i tifosi, invece lui sei proprio un ragioniere! Sì, 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 ragioniere che però ha vinto il Giro d'Italia del 1910, del 1911, invece la tua esuberanza non ti ha portato a nulla. A nulla? No? A nulla! Come ti ha portato? Ma io sono il cuore dei tifosi, mica tu! Basta, mi avete stufato voi lombardi! Prima ci si è messo quel piemontese, il Cugnolo, poi voi milanesi, tu, Ganna, Dalvaro, il Tosi, mi avete veramente stufato! No, sei solo capace di fiammate, sei solo capace di fiammate, la tua esuberanza non ti ha portato a nulla, ma... Allora, una volta prendi il treno, l'altra volta monti i chiodi, l'altra volta ti attacchi e sai da Calmuti sul treno, ma fatico, dove vuoi andare? Ragioniere, stai attento, io so come si vincono le gare, per vincere le gare servono le gambe e serve un gran cuore. E poi quando sei volata, se non basta tutto questo, è questo che ci vuole per vincere. No, no, la gente ti deve rispettare per il tuo vigore, per la tua forza. Non perché ti odia perché sei un delinquente. L'estofante! L'estofante io! Io l'estofante! Sì, l'estofante. L'estofante. Ma l'offesa! È un'offesa! Questa offesa! Andrà lavata! Lavata in che modo? Conto sudore! Una gara! Una sfida! Ma qua? Di dove? Una cronometro! Lunghissima! Mai vista! Oltre 300 km! Per tutta la pianura padana! In lungo e in largo! Si parte da Milano! E poi chiama i suoi compari, gli buttano gli aia, gli butta gli odi, gli dà un pugno. Oh, ma chi me lo può fare? No, io non ci sto. Tenente. Io e che niente a garantire sulla ricorrenza della sfida. Ah, si parte da Milano. Allora facciamo che mia moglie sale in macchina, nella macchina di sua, cioè. Basta che lo salga il tuo letto. No. Allora come facciamo? Spiegami bene come funziona la faccenda, perché quando mi fido mica di questo qua. Mettiamo in pari 1.000 lire. 1.000 lire? Sarà la sfida del secolo. 1.000 lire saranno di uno di voi. La gara verrà garantita dalla presenza mia e di Cugnè sulle vostre autovetture al seguito con i cronometristi. Partenza alle 5:30 del mattino da Milano, a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Serve solo stabilire chi parte per primo. Qualcuno c'è una moneta? Sì. Testa? Croci. Croci? Croci? Partirò io per prima. Per primo, non avrò punti di riferimento. Ma vincevo lo stesso. Vincerò io. La sfida è accettata. Accettata.
chilometri. Sarà la Gazzetta a vigilare la reputazione della sfida. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Cari tifosi, leggerò quindi il regolamento che è stato stilato per questa contesa. I due contendenti depositeranno una cauzione a garanzia di 100 lire. La partenza, come detto, è fissata alle 5.30 del mattino da Milano. Partiranno a distanza un'ora l'uno dall'altro. La giuria sarà composta da me, dal signor Fugnier, signor Cordano e signor Pepponi, dai cronometristi Acquati e Leganati. Saranno oltre 300 km, si transiterà per Gallarate, Varese, Brizio, Malnate, Como, Erba, Lecco, Calolzio, Corte, Pontida, fino a Bergamo. Si rientra a Seriate, Palazzolo, Chiari, Treviglio, Vaprio d'Adda, Trezzo d'Adda, Vimercate e poi ritorno a Milano da Monza e Sesto San Giovanni. Al vincitore 1000 lire, ma soprattutto che non ha valore. La fama e la gloria. Ritrovo dei due sfidanti alle ore 5 del mattino per assistere al sorteggio delle partenze. Alle 5.30 doveva partire il primo, un'ora dopo l'altro. Durante la prova Carlo Galetti era permesso il cambio di macchina, erano permessi i rifornimenti a mezzo di una vettura al seguito di ogni corridore, sulla quale c'era un rappresentante in veste di controllore. Il sorteggio per la partenza favorì Galetti, per cui il primo a partire doveva essere Gerdi. Era la peggiore giornata che la primavera potesse offrire per una prova tanto dura e impegnativa. Faceva freddo e pioveva decisamente quando alle 5.25 Giovanni Gerdi partì come una furia. Strade infami, fango e ghiaia, pozzanghere e acqua scrosci erano il contorno a quella tremenda lotta tra i due campioni. E per tutto il giorno il quadro non mutò. A seguito di Gerdi c'era in veste di cronista Armando Pugnet, a seguito di Galetti Emilio Colombo. Galetti prese vantaggio rapidamente. A Gallarate era vantaggio di 3 minuti. Al primo passaggio da Varese di 2 minuti e 36. Alla vetta del Brinzio di 4 minuti e 20. Al secondo passaggio da Varese ben 9 minuti e 58 secondi. Sembrò gioco fatto, ma Gerdi non era uomo da smontarsi e da impressionarsi troppo. Certo, si sorprese della notizia del vantaggio del rivale, ma anche tenuto conto la sua delicata posizione di primo partente. E sapete tutti cosa voglia dire fare l'andatura in una gara simile, specie di gara di inseguimento, e le difficoltà per i suoi amici di comunicargli le notizie che, viceversa, Galetti poteva avere facilmente al passaggio di ogni paese. Gerdi ripartì con rinnovata lena e dal passaggio da Como, dopo 125 km di corsa, il distacco era ridotto a soli 4 minuti. A Lecco era ridotto a 3 minuti e mezzo. A Bergamo, dopo 190 km, era ridotto a 3 minuti. Evidentemente Galetti stava attraversando un periodo di crisi, mentre Gerdi insisteva nella sua furiosa avanzata. Nei successivi 60 km la situazione si capovolse nettamente. A Palazzolo infatti Gerdi aveva annullato tutto il ritardo. A Coccaglio si era portato in vantaggio di 2 minuti. L'esuberanza e l'orgoglio furono però i suoi nemici. A Treviglio il suo vantaggio su Galetti era salito a 4 minuti e mezzo. Ma da quel momento la crisi lo coglieva
mentre veniva Galetti che dal canto suo aveva già superato una tremenda corsa. Mancavano 50 km all'arrivo. Avrebbe tenuto, Gerdi? Bastarono 30 km per avere il responso definitivo. A Trezzo d'Adda, infatti, al chilometro 293, Galetti aveva ripreso tutto il ritardo e si era avvantaggiato di ben 4 minuti. In 30 km Gerdi aveva dunque perduto ben 9 minuti e mezzo. Questa cifra vi dice cos'è stata quella tremenda lotta, vi dice anche il quadro di ambiente, vi dice cos'erano le strade, quali erano le difficoltà da superare. Gerdi ebbe ancora una reazione. Il vecchio leone cercò di recuperare, ma vani furono i suoi sforzi. All'arrivo il suo ritardo sul rivale era di 4 minuti e 40 secondi. Proviamo il vincitore. Galetti. Ecco il premio. E la gloria. Aspetta, c'è più gloria ancora. Sindaco. Galetti, Gerdi accetta la sconfitta. È la fine del Diavolo Rosso. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Ah, c'è ancora poco. Il carico. Sempre pensavo quando avrò questo sarò, non sappiamo quando avrò questo, era lo stesso, sempre lo stesso. Sempre pensavo troverò il mare, sarò bagnato, ma non trovavo, nulla è cambiato. Sai che è che io aspetto, io voglio una vita tranquilla, la la quando c'è bravo, che sono felice con l'aria. Io voglio una vita serena, la quando c'è bravo, che è disperata. L'ultima illusione non è svanita, io il libro per sempre, io voglio una vita tranquilla, la la la, quando ho sembrato che sono spericolato. Thank you.
Adriano Vetturato, un grazie particolare perché sei stato meraviglioso. E poi ringraziamo tutti voi per la vostra partecipazione dopo una giornata faticosa, Anita Zauli. Grazie. Allora, prima di tutto c'è un ringraziamento per i nostri... Sì, i nostri collaboratori, è stata una giornata lunga, c'è stata anche la prima edizione del Triathlon d'epoca e quindi io voglio ringraziare chi mi aveva aiutato e i miei genitori. Ma ringraziamo anche le nostre donne che ci hanno supportato con la preparazione, Lidia Romano, Cinzia, che è la nostra testimonia pubblicitaria. Vogliamo lasciarci con tutti gli spettacoli con una sigla di chiusura. Non c'entra niente, però a grande richiesta vi lasciamo con una canzone che è il cavallo di battaglia del nostro spettacolo. Pugni chiusi! Show.